La pandemia non ha fermato il premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro, giunto alla sua 19ª edizione, organizzato dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo con partner BIPER e Fondazione Carispac. Un premio che da 19 edizioni ricorda un maestro di giornalismo e vita, Guido Polidoro, che ha formato generazioni e generazioni di giornalisti con la sua granitica autorevolezza, guida sicura per i colleghi, ma anche uomo libero. Il primo premio quest'anno è andato a Roberta Mancinelli e Walter De Berardinis con La donna, la guerra e i sentimenti. Il secondo a Katia De Luigi, Contra le macerie spunta un presepe, il terzo a Cristin Santucci con La favola di Don Luigi Tantalo. La giuria ha assegnato ad Antonio Andreucci il premio alla carriera. Questa esperienza l'ho vissuta veramente intensamente con la collega Roberta Mancinelli, la quale ha creduto in questo piccolo progetto e scoperta di questa coppia che era vissuta a Civitella del Tronto. Menzioni speciali sono state invece attribuite a Giovanni Angelucci con Abruzzo, il gusto della natura, a Evelina Frisa con Il paese blindato e a Francesco Paolucci con un video reportage a Casoli, uno dei campi di concentramento d'Abruzzo. Noi abbiamo sicuramente rilevato una grandissima capacità di andare oltre la notizia, che è quello che dovrebbe fare un giornalista, cercare di andare oltre quello che vede, oltre quello che gli viene raccontato, per andare a rintracciare la sostanza, la vera nota che tocca il cuore, che riesce a smuovere le coscienze. La grande capacità che hanno avuto tutti i lavori che abbiamo appunto esaminato è stata quella di andare oltre la notizia, ed è forse questo il tratto che distingue di più, o distingue in maniera particolare i giornalisti abruzzesi: andare oltre la notizia, andare a caccia di storie, ascoltare il cuore della loro terra.